What's your Instagram name? So I'll text you when the video goes out. Yeah, man! Sono in Florida e sto guidando un Harley sulla spiaggia di Daytona Beach, dove è nata la NASCAR. Oggi sto per fare una cosa incredibile. È pieno di Harley perché sono la Bike Week in Florida e Harley Italia mi ha mandato qui per farvi vedere come si vive veramente in America. E sto per guidare questa street glide sulla spiaggia. Oh yeah, baby, si parte. Mamma che bello, raga, uscire così. E guardate, guardate, sono Harleyisti della Florida. Tra l'altro qua in America hanno le corsie centrali per fare le svolte, così tu ti metti sempre in mezzo e poi ti rimetti dentro. Allora, teoricamente è qua a sinistra l'entrata per andare in spiaggia. Eh sì, mamma raga, lo sto per fare davvero. All vehicle must exit before sunset, quindi prima del tramonto. Teoricamente, da quello che so, bisogna pagare $10. No. Hey mate, how does it work? Well, after 5 o'clock you can get on free. Oh, oh really? Other than that, it's $20 to get on the beach. All right, now let me say something more to you. My advice, you go back here, go left, 6 lights to International Speedway. Get on there, you got 7 miles of drivable beach going south. Wow, thanks mate, have a nice day, you're super helpful, thanks. Ok, lui mi ha detto 6 semafori, quindi io ne ho già passati 2. Ah, ok, Midtown Speedway qua a destra, quindi io devo andare qua a sinistra. Ah, ma con l'entrata così proprio. Hai 20, right? Yes. Thanks. Have a nice day then. Vai, sto entrando nella spiaggia di Daytona per la prima volta. Non ci sto credendo. Allora, ma che cavolo dite? Allora, si sente un po' l'interiore traballino, eh. Qui è nata la NASCAR. Vedete com'è è dura questa sabbia? Sembra asfalto. Wow. I like it, man. That's crazy. E loro parcheggiano praticamente i pick-up qua. E i ragazzi vengono qua così. E vengono a fare il bagno. Eh sì, se dai gas perde trazione ovviamente. Ma, cioè, tiene. Nel senso, sembra, è proprio battuta. E queste signorine, scusate ragazze, io mi porterei anche dietro, eh. Permesso. Thanks. Che ridere, questi saranno stati palesemente. Ma no, con le tipe dietro, con il pick up. Ma che cazzo. Wow. Cioè, raga, assurdo. Loro con la Jeep parcheggiano qua. Yeah, sure. Yeah, let's do it. Okay, watch out, watch your step. Don't get burned. What's your name? Sophie, I'm Jack. Nice to meet you. Yeah, I'm from Italy. For me, it's super sick to be here. Oh, where? Brazil? Wow. Do you like here? Yes. Man, it's crazy. I'm a YouTuber. That's really cool. Yeah. How are they? Hi, yeah, I'm recording. Say hi. Should I come back to your friends now? Yeah, yeah. What are you guys doing tonight or in these days? Because I'm here alone. I'm searching. Yeah. How old are you? 24. Oh, wow. What about you? 18? Wow. My dad has a bike, but he, like, it's all fucked up. Have you ever been on LA? No. On the beach? For me, it's crazy. In Italy, we can't ride on the beach. No, no, we can't. In Italy, they are narrow, not that much large. And the sand is not quite like that. Yeah. Yeah, yeah. Have you ever been on Harley? No, never. Yeah, I work with Harley. I'm Italian. Oh, really? Yeah, and they invited me here to make some content. What's yeah. Your name? Jack, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Riley. Where are you from? Like, where do you live? Italy. Where in Italy? Yeah, Milano, you know? Yeah, I know Milan. I've been there. Oh, have you been there? I've been there before. What? I took vacation with my family, but I've been there. What are you guys doing here? Because it's senior skip day. Okay. Yeah, I graduated already. Oh, wow. So you're happy. You're celebrating now. Yeah, celebrating. Yeah, there you go. Appreciate it. Yeah. Bye guys. Yeah, have a nice day then. Yeah, bye. Ho appena preso le tippe così. Palesemente gli devo chiedere l'Instagram adesso quando torno, perché altrimenti non va bene. Non ho capito cosa sia successo. Proprio tipo un po' stunnato. Adesso torno lì e mi tolgo il casco e le chiedo l'Instagram. Anzi, sì, sì, sì. What's your Instagram name? So I'll text you when the video goes out. Oh, okay. Give them yours. Yeah, I'm a YouTuber. I'm from Italy. Oh, Italy. Yeah, Italy. Yeah. Milano. You know? No, not Milano. Not one. Why are you guys doing here? Just having fun? It's like the day. Skip day. What is like? He's not going to school. Skip day. Like, we skip school. Skip graduate. Are you not sweating? Yeah, a little bit. So you went to the high school, right? I did. Yeah. I'm Jack. Wow. And I'll explain to me to see all these cars too, because it is in Europe. It's not like. Yeah. 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 500. You know the program? Yeah. Yeah. Like a mouse. Yeah. Bye, girls. Have a nice day.
vai. Allora, sapete cosa vi dico? Essendo che qua siamo in spiaggia e sto andando a uno all'ora, potrei provare ad andare senza casco. Ieri ho incontrato l'amore della mia vita in un bar di motociclisti. Oggi mi fermano delle ragazze in spiaggia a Daytona. Ma che... io voglio vivere in America, cioè basta, ho deciso. Iscrivetevi al canale perché chi altro mi porta dei contenuti del genere in Florida sulla spiaggia a portare le tipe. Mamma mia, sto vivendo veramente un sogno. Oh sì, baby! Adesso anche con la musica! Mi sono rimesso il casco, si esce dalla spiaggia, ma soprattutto devo andare a fare benzina perché ho 13 miglia disponibili. Essendo in prima ho consumato un botto. Mi devo rimettere la giacca e i guanti. Però sapete cosa c'è? Allora, voglio provare a fare una cosa. Sapete quanto per me è importante la protezione e la sicurezza? Avere il casco, l'airbag, la giacca è assolutamente necessario. E infatti io stesso mi avete visto tutto, cioè sono anche qua, sono comunque super bardato. Però per la scienza, essendo che qua in Florida è legale, una volta nella vita voglio provare in tutta sicurezza, perché tanto si va a tre all'ora, a farvi un vialone dritto, solo per provare. Ditemi quello che volete, ma l'ho fatto. Cioè mi sento nudo. Prova ad andare senza casco come loro, ma... non mi piace, non so come facciano, mi fa paurissima. Cioè sai, quando sei in spiaggia va bene, ci sta, hai a 10 km orari, ok. Ma già adesso che cioè, sei a 45, poi ti giri e c'è un pick up enorme che dici, cioè ma se scivola mi passa sulla testa. No, no, non riesco raga, no, no, non capisco. Ma poi è proprio stupido, cioè ti uccidi. Scivoli un secondo, cioè la prima roba che sbatti è la testa. Non capisco perché sia legale. È un'esperienza, raga, bisogna provarne le cose per poterlo dire. Raga, non capisco. Qua è il diesel, ok. Regular sarà questa. Sono giganti le pompe comunque qua. E adesso si va a fare colazione da High Hope. Oh, bello, si parcheggia qua. Appena arrivati. Sono molto molto curioso. Ho una fame incredibile. No, ma raga, mi giuro, non resta finito. Cos'è? Classica muscle? No. È tipo Robby PMG ma in Florida. No, vabbè, sto male. Questa è un'impala. Che figata. Sta Dodge qui? Io la vorrei adesso. Cioè, che bella è. 4 barrel, 383. Ah, è la Charger. Incredibile. Ciao, posto bellissimo. Hi, man. I like that too. Yeah. Wow! Non ho capito un cazzo. Tunnel is how you get in. Okay, thank you. Have a nice day. Hi. Okay, thank you. No. Ma c'è raga, all'entrata, guardate che dragster ci sono. Saluto Robby PMG, ciao Robby. E soprattutto, tra un mese e mezzo farò una gara di dragster con la mia moto. Io sono qui solo per vedere una macchina, in realtà spero ci sia. C'è Hudson Hornet di Cars. Ed è incredibile pensare che Hudson Hornet ha corso nella spiaggia in cui io sono andato in Harley e nel circuito in cui sono andato in Harley. Ma tra l'altro l'ho capito adesso del perché le hanno messe inclinate, perché è la parabolica. Io pensavo era una cosa scenica, effettivamente loro correvano qui. E infatti se vedete hanno ricreato tutto, anche le luci. Qui fanno vedere la costruzione di come hanno progettato il circuito. Cioè guardate con che macchine erano. Cioè l'hanno proprio costruita super artificiale così, con gli schiacciasassi appesi con le corde per non cadere. Questa è la macchina che ha vinto l'ultima Daytona 500 con ancora i coriandoli e i pezzi di gomma attaccati, che l'hanno subito portata qua. Allora sto per fare un acquisto molto impulsivo. Devo solo capire la taglia, non vi dico quanto sto per spendere, non ve lo dico. $80. Thank you. Have a nice day, bye. Dove devo andare io adesso? Sì, secondo me è di qua, sai. Io provo ad andare a destra. Daytona Beach è collegata tramite tantissimi ponti come questo. Attraversandoli si arriva nella Daytona, diciamo, più cittadina, non la parte marina, dove ci sono gli hotel. E qui siamo dall'altra parte, quindi di là in fondo c'è la spiaggia. E questi hanno le casette sul mare, praticamente. Qua a destra. Che stile loro così. Che sound che hanno, raga. Man. Guardate la targa, quello dove ce l'ha. Wow. I'm from Italy, so it's weird to see the real one. Yeah. Yeah, rent. Yeah. Man. Where are you going now? I don't know, just eating the dealer shop. Are you hungry? Yeah, I will follow you guys then. Yeah, sure. Your camera's on? Yeah, it's on. Yeah,
man! Mamma che figo! Sono emozionato come un bambino! Era esattamente quello che cercavo, dei veri biker qui che mi facessero vedere il loro stile e come si vive qua. No vabbè raga. Oh cazzo, m'è matto! Thank you.